Nel giorno dell'asta andata deserta per la vendita della S Bari, grande fermento tra i tifosi biancorossi per l'arrivo di Giampiero Ventura, l'ex allenatore dei Galletti, che ha ricevuto dal vice sindaco Alfonsino Pisicchio le chiavi della città. Un onore, ha detto mister Libidine. Bari e i baresi, ha aggiunto, hanno sempre un posto molto importante nel mio cuore. Ho vinto 7 campionati, quindi voglio dire, qualche volta è successo anche di vincere, ma mai è successo una cosa come qui a Bari, dove per me era ogni giorno era una scoperta e dove ho ricevuto un affetto direi anche smisurato. Io sono stato 4 anni a Cagliari, dove si vive benissimo, ma non ho mai vissuto niente del rapporto che ho avuto con i baresi, quindi è proprio un discorso assolutamente a sé, Bari. Il fatto che l'asta sia andata deserta spero che sia faccia parte di una strategia, perché il pensare che il Bari non abbia una società che abbia voglia poi di programmare e riportare il Bari dove merita è follia allo stato puro. Il sogno sarebbe bello di venire a completare il lavoro, e questo è sempre stato quello che io ho detto sia il giorno che sono andato via e sia anche dopo 2 o 3 anni. Perché? Perché nella vita, quando uno inizia a fare questo lavoro, pensa alla carriera e pensa a tutto quello che comporta una carriera. Quando uno arriva a provare quello che provo io, si vive soprattutto di emozioni, si vive nel ricevere, nel dare emozioni. E le emozioni che ho ricevuto da Bari e che spero in qualche momento di aver dato fanno parte del mio bagaglio che mi porto dietro.